I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale del Capoluogo su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 8 soggetti, di cui 3 posti agli arresti domiciliari e 5 destinatari di obblighi di dimora e misure interdittive della durata di mesi 6. Gli indagati in totale sono 9. Sulla base degli elementi probatori allo stato raccolti, sono indiziati a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, esercizio abusivo dell'attività assicurativa, accesso abusivo alle banche dati e truffa assicurativa. Le indagini sono state condotte dalla specialisti del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria, Gruppo a Tutela e Mercato Beni e Servizi, e hanno consentito di ipotizzare allo stato delle acquisizioni probatorie l'esistenza di uno strutturato meccanismo illecito finalizzato alla realizzazione di truffe a danno di compagnie assicurative e dei cittadini contraenti. Il presunto sistema illecito sarebbe stato attuato mediante la stipula della polizza assicurativa nei confronti del contraente in buona fede che versava il corrispettivo previsto, inoltre alla compagnia assicurativa della medesima polizza, ma con dati alterati al fine di corrispondere un premio minore. Questo artificio avrebbe consentito agli indagati di beneficiare indebitamente della differenza tra il premio corrisposto dal contraente in buona fede e quello effettivamente versato alla compagnia assicurativa. In alcuni casi, inoltre, a seguito dell'incasso del corrispettivo e dell'emissione della polizza RCA, la stessa sarebbe stata annullata immediatamente dopo la consegna al contraente, lasciando la macchina priva di copertura assicurativa. Persone che mi pagavano annuali e io gli facevo semestrali. E noi che cosa facevamo? Ci mettevamo a scadenza annuale, ma non lo facevamo tutti i No, sempre ce l'ho, tutti ce l'ho. Sì, che ti sei? Vai che se ti dicevo tutti ce l'ho. semestrali. Blufi. Blufi? Va bene, Ora io ogni va bene. volta che manda per fare le leggi Bersani, mi do una fotocopia della quietanza, un po' paese, come sapete. Ma di me, ma tutte queste persone di blufi che non sono blufesi, perché noi conosciamo tutto blufi e sono persone non di blufi, con i stati di famiglia, dico, sono persone fasse, signor Presidente, che hanno dei problemi. Perché No, sono persone che si fanno fastidicare gli stati di famiglia, in primis le residenze, magari cercano a Napoli, a Palermo, a scusami, Bagheria. scusa, non hanno Non più, mandare blu, non mandare guarda. blu, se per favore, manda per là magari. C'è fallo, non c'è fallo. Per chi chiamava, dice da trovare, che c'erano ufficio di ricerca e cose, trovare qualche 12-13 stato di famiglia, dice sono fallo. Quindi non la puoi sistemare, Aria. No, la sistema a prescindere, in questo momento non abbiamo problemi seri, quindi per favore non mi chiamare più. Grazie.